Pronto? Sì, chi è? Pronto? Chi è entrato? Non sente? Salve, salve Vito, salve. Ma è lei? È veramente ma lei? Non Vito. Io l'unico donna e solo qua, eh. Cioè solo devo... io beh, sono, oddio. Basta. Sono l'unico donna che io conosco è il Joker, comunque, eh. L'hai sentito il suo pezzo Chiamami Don? No, non sono un grande fan di Joker, nel senso... Può attivare la webcam? Secondo me accendo la fotocam. Se uno va a dire Don, l'unico Don che gli viene in mente è Joker. Lo sapevi? Molto offeso. Vito. A me non mi hai chiesto di attivare la webcam. No, Vito è più... Cioè, mo Vito deve rispondere di tutte quelle cose che ha fatto nella IRL... nella IRL da ubriaco in cosplay, cioè ha fatto delle cose rilevanti in quest'ultimo periodo, Livio. Ah, scusa, non ero aggiornato. Ma Vito, ma mo che hai fatto sta live dove giravi ubriaco ma perché l'hai fatto, Vito? Ma lo sapevi che c'è tutti contro quel paese? No, niente, l'avevo fatto perché all'inizio non dovevo ubriacarmi, avevo preso un cocktail, tanto io fino a un cocktail e due sciottini li reggo. Infatti che non avevo nemmeno mangiato, quindi proprio ero andato a bere senza mangiare, e da là poi hanno offerto e mi sono divertito, perché poi sai, per il content si fa tutto. Poi la cosa divertente è che quando sono ubriaco non sono violento, quindi no, comunque l'hai gestita bene. Quando sei ubriaco diventi violento? No, divento divertente e non sono violento. Vabbè, però quando hai detto mi voglio scopare cosa? Chiedo scusa, però meno male non avete visto la clip 8L, giusto? Era 8L. Sì, ovviamente gli voglio bene a 8L. Che l'ho incontrata a Taranto Comics mentre ero in cosplay da Levi. L'hai vista dal vivo? Eh sì, ci siamo fatti la foto pure, nel senso. Però come è stato? Però, ma chi hai... se ne frega, voglio giocare a Pokémon! Come è stato? Un attimo, dovevamo dare uno spazio a Vito. Vito, che ne pensi di questa run dei Pokémon? In primis, essendo che sono un giga chad sui videogiochi, Pokémon per me non è un gioco, ma vabbè. I giochi sono quelli che si fanno con mouse e tastiera. Gli FPS sono giochi, però... detto ciò, nel senso, meno mai non avete visto la clip mentre dichiaravo il mio amore a Bogherita, ecco, meno mai non avete visto... È il tuo amore? No, allora, ma da ubriaco che non veda lei. No, io da ubriaco ho chiesto, diciamo, ho aperto i sentimenti a Bogherita, che meno mai non ha visto e non vedrà mai quella clip che dove da ubriaco... E che cosa le dicevi? Tanto non glielo diciamo. La stessa cosa che ho detto a Toile. Cioè che vuoi fare del sesso selvaggio con lei? Però aspetta, però io in cosplay da Attack on Titan, cioè lei è fan di Attack on Titan, quindi c'è una cosa in più diversa da... Vito, lei è veramente uno sporcaccione. Da quando mi è stato fatto pesare giustamente che non l'avevo finito, ora lo sto finendo, sono arrivato tipo le ultime 2-3 puntate. E io dovete invece le ultime... Il gigante, no? Quando... a casa vestito da a gigante, ti metti tutto nudo con parapalle con ortelle e vai col fumo intorno e fai così, sì. Tu vai a casa di Ubriaco, gli butti dentro un fumogeno dentro casa, poi ti imbraghi tutto nudo con parapalle con ortelle. Guarda, secondo me l'hai fatta, è tua. Poi se vuoi te posso parlare del fumogeno. Secondo me c'è un fumogeno che la farà ancora di più cadere ai tuoi piedi. No, è che l'altro giorno ho fumato. E lui diventa un GDR, perché se uno vede un gigante che non sviene. Eh sì, ho fumato un sigaro. Allora, ma io personalmente. Mi immagino la scena, è molto hilare. Fumato un sigaro. Io ho fumato il sigaro, davvero ciao. No, intendevo lui vestito da gigante col fumogeno, però. Ma io volevo chiedere a Vito, tu saresti vestito da Levi? A qualsiasi personaggio che mi direbbe Vogherita, mi sarei vestito. Ok, però diciamo, invece tu hai qualche consiglio per il vestito che lei, cioè del cosplay che lei deve interpretare?
Vado sul tradizionale, si veste da Mikasa e sul tradizionale proprio. Beh, Mikasa è molto tradizionale, eh. Mi sa proprio di trad girl, effettivamente. No, nel senso tradizionale, nel senso una cosa semplice, non vado a trovare personaggi Mikasa così almeno. Ma ti piace il concetto di trad girl? Non so cosa sia trad girl, però è la ragazza, diciamo, una fidanzata conservatrice tradizionale, tipo una Meloni, ecco. Oddio, Una trad waifu. Beh, affinché nel senso, affinché non fa cose gravi, nel senso, se è una persona tradizionale significa che è una persona seria. Lo sai che quante volte mi dicono gente, peccato che io all'epoca non vedevo le tue IRL. E in effetti è sbagliata non vedere le mie IRL. Così imparate, vi siete persi tanti content. Dico alla gente che poi si è lamentata che non ha visto altri IRL. Ma devi incazzare a qualcuno, però. Ma Vito, ma mo, infatti, perché tu sei il nuovo, diciamo, hype beast delle IRL di Twitch Italia, no? Mi hanno messo pure il loro magazine come una categoria IRL, quindi sono felice. È vero, e ti dirò che ti ho votato. Grazie, io ho votato voi, nel senso. Grazie. Qua lo posso ammettere, pure io ho votato Don Vito lì, lì l'ho votato. Ma che cosa? Per amicizia, sia per me. Per che cosa la categoria che mi sono IRL, perso? Categoria IRL. Ok. Che poi, nel senso, invece io il Capodanno me lo sono fatto con l'aragosta e quattro cicale di mare, grosse. Con la tua ragozza? No, l'aragosta. Come va? Come va il rapporto? Tutto bene? Mica sono fidanzato. Ho detto aragosta, ho mangiato l'aragosta. Per la sabba. Ma come l'hai mangiata? In che senso? Guarda, te vedi troppo Attack on Titan, però. Ma che... No, vabbè, lascia stare. No, oddio, non sono un grande fan. Preferisco l'ostrica a Saranf. La cozza non è tanto buona a mangiare cruda. Non ti piacciono le cozze, Dio? Cotte sì, crude no. Perché cozze come le vongole sono quelle che possono avere più problemi di malattie se mangiate crude. No, certe cozze, infatti, certe cozze, infatti, tu se ti avvicini troppo a certe cozze ti prendi malattie. Cioè, specie poi se poi le metti in bocca. Soprattutto se... Specie se ci vai proprio de lingua, ci vai proprio dentro. O certe cozze, ti prendi delle malattie che ti ritrovi pure anni dopo. Ma te pensa che spesso e volentieri devi pure pialle, le devi pure pulire bene, se no, eh? Vanno pulite molte. Guarda, bene. Quasi qualsiasi cozza va pulita. Hai capito? E già questo penso che la faccia di dire molto lunga. Non esiste una cozza pulita.